Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ricetta di cucina e questa volta andiamo a preparare i dorayaki. Anzi, a dire il vero, questa volta non sarò io a cucinare, ma sarà uno dei miei ragazzi che ha appunto preparato i dorayaki da solo. Quindi un mi piace al video soltanto per l'impegno, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate nella campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Dunque, tornando ai nostri dorayaki, sono un'ottima idea per la merenda e per la colazione, sono velocissimi da preparare e ovviamente anche molto molto facili. E niente, con questo è tutto, io vi lascio al video tutorial e noi ci vediamo dopo il video. Ciao! Dunque, cominciamo a preparare questa dorayaki e cominciamo versando in un contenitore, in una ciotola, 120 g di farina. Poi continuiamo aggiungendo anche 125 g di zucchero o zucchero a velo, vengono meglio. 1 g di lievito per dolci. E prossimo ingrediente, un uovo, 90 g di acqua, un cucchiaino bello pieno di miele. Ed infine mescoliamo tutto molto molto bene fino ad ottenere un impasto liscio e senza grumi. A questo punto prendiamo una padella, versiamo un cucchiaio d'olio che andiamo a distribuire uniformemente su tutta la padella. Accendiamo il fuoco, la lasciamo riscaldare un pochino e poi versiamo uno o due cucchiai di impasto dei dorayaki sulla nostra padella. A questo punto la cottura sarà molto molto veloce. Aspettiamo semplicemente che i nostri dorayaki incomincino a fare le bolle, proprio come vedete nel video. E quando inizieranno a fare le bolle vuol dire che sarà il momento di girarli. Vi consiglio una pentola antiaderente perché quella che ho utilizzato io, come vedrete, non facilita il lavoro, quindi insomma i pancake, questi quattro. I dorayaki, questi primi quattro almeno, non verranno molto belli. Quindi giriamo appunto i dorayaki, li lasciamo cuocere anche dall'altro lato e una volta cotti andiamo a toglierli dalla padella e li appoggiamo in un piatto. E continuiamo fino a finire il resto dell'impasto. I dorayaki alla fine verranno rotondi. Possiamo decidere di farcirli con della cioccolata, con della marmellata, con del miele o con una qualsiasi crema a vostra scelta, oppure sono buonissime anche da soli. Una volta farciti, vanno chiusi a mo' di panino.
Come tocco finale, se volete, potete spargere un po' di zucchero a velo. E voilà, la nostra merenda o colazione è pronta per essere mangiata. Questo è il risultato finale. E niente, come avete visto, la ricetta è stata davvero molto semplice, molto facile, gli ingredienti sono pochissimi, quindi non vi resta altro che provarli anche voi. E mi raccomando, se provate a farli, lasciatemelo scritto sotto nei commenti, lasciatemi anche sotto nei commenti le vostre ricette preferite o scrivetemi anche quali altre ricette vorreste provare, vorreste vedere prossimamente nei video. Niente, con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!